Signori miei, siamo all'atto conclusivo di questa sequenza ripristinata. Abbiamo trovato la catacomba, quindi è giusto infiltrarsi. Sto sudando malissimo. Ah beh, not bad. Il tempio di Pitagora, non perdere alcun riquadro di salute. Tostissimo. Vabbè, sempre meglio del tempo. Salviamo Leonardo. Ora sei famigerato, quindi bisogna anche combatterle con abbastanza raziocinio. E già mi pare di aver visto... appunto. Ho visto bene. Che succede? Mica va seguito qualcuno. Stanno picchiando. No! I discepoli togati, come cazzo si chiamano? Che poi mi chiedo perché cazzo non lo ammazzano. Per fortuna non lo ammazzano, però. Cioè, abbiamo l'occasione di creare un mondo. Sarebbe la soluzione più semplice, no? Plasmare il nostro destino. Se io non fossi disposto a far parte della vostra visione, sarebbe assurdo. Ma non capite. Noi possiamo bandire l'ignoranza, liberare le genti dalle classi sociali, dai re. Si può andare su? Certo che si può. E non capivo. Prendermi a botte qui a Bugio illuminerà le genti d'Italia. In quel tempio c'è l'unificatore Pitagorico. Lo sappiamo entrambi. Il numero associato a tutta la natura, a ogni cosa, è l'ora. Bellissimi questi percorsi qua di parkour. Possiamo aprire la mente e l'anima degli uomini e riempirle di sapere. Come al di sopra, così al di sotto. Quello è il voto ermetico. Insieme trasformeremo gli uomini in dei. Ora mostratemi l'ingresso. Perché? Sapete dove si trova? E come potrei? Ma sei stronzo, però! Che palle! Scoprire la posizione di un semplice. Ma chi t'ha detto di saltar lì? Cioè, me l'hai anche mostrato? Boh, vabbè. Procedete. Il mio corpo può soffrire. Se mi ammazzano Leonardo, sbrocco. Non prova dolore. Notevole. Fatelo ancora. Ancora! Tranquillo, Leo, mo arrivo. Non mi far cazzate adesso, eh. Non le fare, mi raccomando. Bravo, Ezio. Fermi. Merda. Voi che avete arrestato Cesare Borgia, che avete impedito il diffondersi dell'ignoranza a Roma, convincete il vostro amico Leonardo ad aprire il tempio e ad entrare nell'era d'oro dell'umanità. Giammai. Persuadere il nostro amico a calci. O preferite che io adoperi il pugnale? Al contrario. Non c'è cosa più auspicabile per me di una soluzione pacifica.
Aiutate Leonardo a capire. Con l'unificatore pitagorico rimetteremo insieme l'umanità. Certo. Non sotto il mio credo. La rivoluzione inizierà senza di voi. Uccidetelo! Non te ne andrai così! Ora, addosso! Io, Leonardo, devo sapere! Ok. Ridatemi il quadro, ok, perfetto. Per il futuro dell'umanità! Tutti i contrattacchi. Ditemelo! Ok, è lui. Buono. Mai dal dietro. Ops. Cosa vuoi fare tu che già le devi prendere prima? Boom. Fuori un altro. Con calma, raga. Cosa, scusa? Oh, merda. Va! Fermalo! Tutto azzardato. Statemi lontano, assassino! Ezio, che facciamo? In fondo siamo tutti uguali, ma quella gente persiste nella caccia alle streghe! Intendete riportarci alle nostre primitive origini? Firenze contro Venezia, Venezia contro Roma! Una massa di ignoranti contro l'altra in eterno, è questo che volete! Ah, ti si può ammazzare così? Va perfetto. Cioè, meglio di così. Voi, un assassino, nemico del sapere. La ricerca della verità è una scelta. Renderla obbligatoria serve a poco. Quelle genti perdute, quei regni in guerra, li avrei liberati dalla sofferenza. Ma quale sofferenza, giudice? La verità nella morte. Requiescati in pace. Requiescati in pace. Vieni, andiamocene di qui. E sequenza. Dobbiamo... ripristinata, finita. Sala del tempio. Sei ferito? Me la caverò. Se quel numero rimane intatto, rischiamo che un altro pazzo lo scopra. Tanto Assassin's Creed è tutte cripte, catacombe, cose varie. Aprirò la strada. Il che non è male, eh. Per fortuna ho mandato Massimo a caccia dei miei quadri e ciò ha rallentato molto i loro progressi. Non dobbiamo cadere, quello sì. Non dobbiamo cadere. Non dobbiamo cadere. L'anima si muovesse nelle fessure della terra come un raggio di luce. Essa accende il fuoco che simboleggia il sapere. Direi che come prima cosa, quello. Pacifico proprio. Cosa cazzo sta succedendo? Va bene, va bene. Almeno abbiamo un punto dove salire. Come dire, Ezio. Pilone. E di qui. Non si muove quello, no, non si muove. Mi dai un punto per risalire, vero? Prima o poi? Ora ho il modo di tornare.
Bravo. Non mi far cadere e perdere vita perché sbrocco. Ci sei quasi! Siccome conosco sto gioco. Sì, per te. Dai Ezio, vai su. Bravo. Se mi saltavi indietro era finita. Questo sa molto di Assassin's Creed Black Flag, c'è tantissimo verde. Mi piace. E dai, dai così. Dobbiamo procedere oltre! Fammi scendere senza da... Bravo, senza farmi perdere vita. E andiamo avanti. È più semplice di quel che pensassi, in realtà. Il mio tanto sudato denaro. È a casa sano e salvo. Mi conforta. Per il denaro, ovviamente. Non hai bisogno di... Vai via, Leonardo. Esci dai coglioni. Ti si confà. Approvo. Io... Leonardo da Vinci senza parole. Questa è una novità. Servirebbe un po' di luce qui. Musica di Assassin's Creed 1, la sento. Dun, tin, tin. Il vento. I pitagorici credevano che tutte le forze della natura potessero essere ridotte a numeri. La matematica può quindi agire sulla natura, consentendo all'uomo di sfruttarne il potere. Piano piano, una alla volta, tanto non c'è fretta, ragazzi. Ritornare qua su. Grazie. Se mi cascavi di sotto. C'è sempre su terrore che prima o poi il tranello me lo fai. Ma poi l'inculata me la tiri e stavi già per tirarmela adesso. Ora la lampada e gira. Culo. Siamo a un punto morto, mi sa. Raga, veramente, aiuto! Raga, abbiamo un problema. Si è buggato il gioco, mi tocca cascare. E mi è andata bene. Perché, raga, non si è appeso alla faccia. Non si è appeso alla faccia, sto stronzo. Boh. Perché a questo punto, cioè, dopo averci pensato, è l'unica cosa che mi viene in mente. E non capisco perché non ci si sia appeso. Oh. Mo ha senso. Oh,
bella croce templare, gli assomiglia tantissimo. La ruota gira! Stai convogliando l'aria, continua così! Perfetto, modo per risalire. Mo ha senso, mo ha sensissimo. E ci siamo. Anche l'ultimo se n'è andato. La turbina gira sempre più veloce e adesso crolla la porta, per forza. Solo un'ultima sala prima di raggiungere il centro. Non buttarmela nel culo nell'ultima sala, grazie. Che da te me lo aspetterei proprio. Questo è culo. Non mi morire, Leonardo. Stavo per premere R3 come in The Last of Us per accendere la torcia. Stronzissimo. Guarda un po'. Delizioso. Il fuoco della conoscenza. Esatto. Secondo i pitagorici, l'armonia si ottiene unificando il molteplice, quando molti pensieri si combinano per formare un'idea originale. Ok, prima leva, andata. E sono appigli, utilissimi. E c'è anche del fuoco. C'è la benzina, il cherosene, che cazzo ci hanno messo nel 1500 lì? Però devo ammettere, è figo. Molto figo. Gli Assassin's Creed nuovi, questo, non ce l'hanno mica. Sì, che illuminazione! Molto divertente. Lì per forza. Pensavo mi inculasse, sapete? Avevo questa mezza idea, ma alla fine ci siamo. Dovrebbero essere 4, ne abbiamo fatti 2. Esattamente. Vabbè, il terzo mi pare abbastanza easy. Infatti. Durata tantissimo sta missione. Qua, su e ancora su per forza. Qua davvero se si cade è finita. Ma aiutatemi a definita. Dovresti girare. Bravo. Io c'ho sempre il terrore che tu me la voglia fare.
Bene così. Andiamo. L'unità è compiuta, ma la porta ancora non si apre. Perché forse serve il tocco di Ezio. E ragazzi, non abbiamo perso vita! Non l'abbiamo persa! Leonardo, vieni qui! Riconosci questi simboli? No! Aspetta, questi sono i simboli che mi ha mostrato la mela dell'Eden. Sono in ordine sbagliato. Fammi provare a rimetterli a posto. Fatto! Questo è molto stile Uncharted, eh? La grotta del vento, eh? C'è anche una bandiera? De Borgia. Non è la bandiera di Borgia. Conosco questa architettura. Quelli non sono simboli pitagorici. 43, 39, 19, N, 75, 27, 42, doppio. Nulla. Il culto di Ermete si sbaglia. Il numero non ha senso. Ce lo deve avere per forza. Te ne vai. Nessun numero può riparare il mondo. Vieni, amico mio. Aiutami a trovare una nave per navarla. Devo chiudere i conti con Cesare Borgia. Esso non è destinato a noi. Ezio, mi nascondi qualcosa? A cos'altro stai lavorando? Ebbene, ho iniziato diversi studi di anatomia. Poi Re Luigi XII pare interessato ai miei lavori di meccanica. Oh sì, sto pensando di rifare quel San Giovanni. Si è tutto risolto in nulla praticamente, abbiamo solo ritrovato Leonardo. Ovviamente, e poi... voglio studiare una partoriente per vedere come cambia il suo corpo. Interessante. Abbastanza triste da un lato, eh. Pensate voi, si è risolto in nulla. Mittente impreciso. William Miles è il papà. È il padre di Desmond. Sequenza ripristinata conclusa, signori. Esattamente così.